Ciao a tutti, oggi sono qui per rispondere alla domanda di Luisa. Allora, la riformulo un po' perché non l'ho imparata a memoria, ma su per giù sono così. Allora, Luisa ci chiede se una persona chiamata alla vita consacrata riesce a fare tutto ciò che faceva prima normalmente, parla comunque di una vita già nel Signore, oppure quelle cose che fa le risultano magari insufficienti, non si sente al suo posto, ecco, non le fa più come le faceva prima, ecco, perché? Ebbene Luisa, se facendo tutto ciò che facevi prima, ora non ti senti più al tuo posto, ti sembra poco, non ti sembra abbastanza, beh, è molto probabile che il Signore ti stia chiamando a dare un passo in più nella tua vita spirituale. Tutto ciò che finora hai fatto con Lui e per Lui, sicuramente Lui l'ha accettato con molta gioia. Ecco, è stato sicuramente contento di tutto ciò che hai potuto fare per Lui. E proprio guardando la generosità del tuo cuore, oggi ti chiede magari di dare un passo in più. E allora forse è il caso che tu cominci a chiederti più seriamente cosa il Signore vuole da me, a cosa il Signore mi chiama. È un classico, sai, quando il Signore ci chiama, le cose che facevamo prima perdono il gusto, perdono il sapore. Sembra quasi che ci stiano un po' strette. Ecco, te lo dico anche un po' per esperienza personale, sai. L'ultimo anno di liceo sembrava insomma che le cose erano più o a posto, nel senso che avevo tante possibilità davanti a me, tanti interessi e bastava solo scegliere. Quindi tra le varie possibilità c'era prendere l'ISEF, diventare insegnante di educazione fisica e poi continuare la kickboxing, dare lezioni di kickboxing e oppure psicologia perché amavo. Mi piaceva dare una mano alle persone in difficoltà, pedagogia perché mi piaceva tanto stare con i ragazzi, oppure addirittura lettere perché mi piaceva tantissimo scrivere, amavo scrivere poesie, quindi vedi varie alternative, forse anche troppe, ecco, scelta ancora più difficile. E però l'ultimo anno di liceo, quando veramente bisognava scegliere, non si poteva più temporeggiare. Ad un certo punto il vuoto più totale. Avevo l'impressione che qualunque cosa avrei scelto non mi avrebbe riempito, non mi avrebbe realizzato, non sarei stata pienamente felice. E allora dicevo sì, è vero, tutti mi dicevano che avrei potuto fare qualunque cosa, però a cosa sarebbe servito? Se poi non era quella la volontà, il progetto di Dio nella mia vita, e là ho cominciato ad interrogarmi, ecco, ma ok, a me piacerebbe fare questo, questo e quest'altro, ma Dio cosa pensa di me? Come Dio mi vede? A cosa mi chiama? Ho cominciato veramente a pensare che se non avessi risposto alla volontà di Dio nella mia vita, se non l'avessi cercata, non sarei mai stata pienamente felice. E allora ho cominciato veramente a fare un percorso di discernimento vocazionale. Ho incontrato le carmelitane messaggere dello Spirito Santo, molto gioiose, giovani, piene di vita, e la loro presenza mi ha messo in discussione. Ho cominciato a chiedermi come Dio chiama. Certo, ti dico anche che ero spaventata, eh. Dicevo no, signore, ok, queste sorine sono carucce, mi piacciono, ma tutto meno suora. Ma mi hai già visto, signore. A me piace prendere a botte la gente. Poi, cioè, voglio dire, io suora, ma rideranno di me. Cioè, sarà una delusione per tante persone. E beh, poi a un certo punto non ho potuto più resistere, perché effettivamente mi è successa la stessa cosa, con le cose che già facevo prima per lui. Non mi bastavano più, non mi riempivano più, non mi sentivo più a mio agio. E oggi posso dirti, dopo 15 anni di convento, che lo farei di nuovo. Ecco, non cambierei, ecco.
questa scelta con nessun'altra perché mi sento veramente pienamente realizzata nel Signore. Quindi coraggio, buon cammino, non aver paura di approfondire la tua ricerca vocazionale. Se il Signore ti chiama, lui ti darà la forza e il coraggio di andare fino in fondo. Che Dio ti benedica e guidi i tuoi passi oggi e sempre.